Sfumata la pista che portava Tony Taylor con il Play X Turov che non ha accettato l'offerta bianco-verde entro la deadline di domenica. La Sidicas Scandone Avellino ha virato decisa le sue attenzioni su Chris Wright. L'obiettivo della Scandone è di chiudere in tempi brevi per la cabina di regia dopo il diniego di Taylor. Wright, ex VL Pesaro, protagonista lo scorso anno per la salvezza dei marchigiani in massima serie, ha rifiutato la prima proposta formulata dai dirigenti irpini, ma la trattativa con l'ex Dallas Mavericks resta calda e si attende per la notte italiana la nuova risposta del playmaker USA. La volontà e necessità, la Scandone spera di inserire nel minor tempo possibile il primo extra USA, utile a garantire l'effetto domino che riempirà le caselle vuote del prossimo roster. I pagamenti dei Lodi Batta ai procuratori internazionali a Jakalakovic effettuati nella scorsa settimana permetteranno alla Sidicas di tesserare i giocatori e di sbloccare definitivamente l'affare con Giovanni Pini. Con la liberatoria di avvenuto pagamento dei Batta, i biancoverdi potranno chiudere l'operazione di prestito con la pallacanestro reggiana per l'ala di Carpi, che con molta probabilità inizierà il ritiro con i biancorossi prima di trasferirsi in Irpinia.